Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Al giorno d'oggi siamo tutti abituati ad immagine Costanzo al fianco della sua attuale moglie Maria De Filippi. Tuttavia, in passato il popolare presentatore televisivo ha avuto anche altre relazioni sentimentali di un certo peso, ma la donna con cui ha dichiarato di voler morire al suo fianco è proprio la conduttrice di Amici, di Uomini e Donne, e di C'è posta per te. Di recente invece, Maurizio ha rivelato quelle che sono le trasmissioni che preferisce vedere in TV, e tra queste non ha citato i programmi di sua moglie. Come riportato dal portale ilsussidiario.it, il veterano della televisione italiana gradisce in particolar modo un format diretto dalla bravissima Antonella Clerici, The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Adoro la musica e dunque veder cantare bellissimi brani è per me emozionante. Alle parole appena riportate Costanzo ha aggiunto anche la seguente considerazione personale, e lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt'altro nella vita. Maurizio Costanzo, ecco chi è la bionda super famosa che l'ha fatto impazzire a letto. L'83enne nato a Roma si è sposato ben 4 volte durante il corso della sua vita. Dopo i primi 2 matrimoni terminati, Costanzo è convolato a nozze con Marta Flavi, conduttrice televisiva con cui ha coronato l'amore nel mese di giugno del 1989. Anche in questo caso però, la storia non ha avuto una lunga durata. Il loro matrimonio in realtà, è finito a causa del tradimento che Maurizio ha perpetrato insieme a Maria De Filippi. La coppia è stata scoperta dalla Flavi, la quale però in seguito si è detta felice per come siano andate a terminare le cose dato che quello tra lei ed il noto conduttore non era un amore destinato a durare. Come riportato dal portale online fortementain.com, il presentatore del Maurizio Costanzo Show ha confessato un retroscena piccante riguardante un'altra donna ancora, con cui però non è mai convolato a nozze. All'epoca aveva 30 anni, si tratta della bionda e famosissima attrice Simona Izzo, non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna, una volta alle 3 le dissi, guarda Simona che domani vado dal notaio e ti accuso di omicidio colposo, se continui così io muoio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.